Due grandi station wagon di segmento E con i due sistemi di propulsione più confrontati degli ultimi anni, diesel contro ibrido. Audi A6 e Ford Mondeo Vignale hanno come obiettivo comune l'attenzione verso il conducente e i passeggeri, garantendo sempre comfort e sicurezza di bordo nei lunghi viaggi, grazie al passo importante e un grande bagagliaio. L'Audi A6 ha più capienza posteriore, 565 litri contro i 403 della Mondeo Hybrid, che è penalizzata da pacco batterie alloggiato sotto di esso, rimediando però con un piano regolare e ben rifinito. Nella vita cittadina la Ford però riesce a dare il meglio di sé grazie all'aiuto dei propulsori elettrici, che lavorano in fase di accelerazione, diminuendo notevolmente i consumi e le emissioni del 2000 benzina. La A6 fa invece affidamento sul vecchio e caro diesel, aiutato però in questo caso da un sistema mild hybrid, che agisce in modo molto leggero nelle ripartenze da fermi e consente l'attivazione dello start and stop già a 15 km orari. L'abitacolo della station dei quattro anelli primeggia nel capitolo tecnologia ad effetto wow. I tre schermi gestiscono alla perfezione gli innumerevoli sistemi elettronici della vettura, donando all'abitacolo un look tecnologico e futuristico rispetto a quello della Mondeo, dove troviamo ancora molti tasti fisici e il tachimetro analogico. Ma c'è anche da dire che con l'Audi, nonostante il prezzo, dobbiamo prevedere degli optional dati ormai come scontati a certi livelli, come la keyless, ovvero l'apertura degli sportelli lasciando la chiave in tasca, o la telecamera posteriore per il parcheggio. Due vetture simili ma opposte sotto certi aspetti, che hanno però forse come differenza più grande il prezzo. Il premium dei quattro anelli si fa pagare caro, con un prezzo di circa 70.000 euro per una versione ben accessoriata, mentre il premium by Ford riesce a tenersi poco sopra i 40.000 euro.